facendo, però mi interessava anche la sua opinione. Beh, è chiaro che appunto ci sono i ministeri che stanno lavorando per cercare una soluzione contingente per un problema che purtroppo è un problema che si oramai ci tramandiamo da parecchi anni e che ha delle, è la conseguenza di scelte che legate su anche altre, altre aziende, altri siti aziendali. Ma il problema è proprio quello della parola magica, la programmazione. E perché cito questo, questa parola nuovamente? Perché giustamente Benvenuti ci ricorda, per risolvere la questione dell'IVA, a prescindere dal momento contingente sul quale, ribadisco, i ministeri stanno facendo la loro parte e troveremo, mi auguro, una soluzione nel più breve tempo possibile, il dato è cosa vogliamo fare dell'IVA tra 5, 10, 20 anni. Ci serve l'IVA? Sì, no, perché la domanda è questa qui. Perché oggi stiamo vivendo una situazione per la quale ce lo possiamo sempre dire con estrema trasparenza e franchezza, perché siamo esponenti della Lega e noi parliamo chiaro. Oggi noi stiamo vivendo un periodo veramente critico dal punto di vista della programmazione, ma in questo caso della programmazione mentale delle giovani generazioni. A cosa mi riferisco? I famosi gretini che vediamo ogni tanto, che si appiccicano per strada, che bloccano le statali, fermano le tangenziali, le ambulanze eccetera eccetera. Era solo per chiedere attenzione anche a chi è di là. Questi qui hanno una responsabilità gravissima. Lasciamo stare da chi sono finanziati o non finanziati, sui quali ci sono delle indagini anche giornalistiche piuttosto interessanti e sui quali magari fatevi una bella googolata stasera, guardate su Google, perché sennò allunghiamo troppo il brodo. Ma il tema vero è che si sta creando una, diciamo, una classe di giovani che ha l'immagine che semplicemente consumando un po' di meno, facendo delle iniziative green, che poi green parliamone, perché Benvenuti non si è spinto fino a lì. Ma io ad oggi, in questo momento, voglio ancora leggere un testo neutro, che non sia finanziato né da chi deve fare energia elettrica o i motori elettrici, né da chi fa i motori endotermici. Io voglio leggere un testo serio che mi dica l'impronta ambientale vera che ha una macchina costruita da zero, da quando si prendono le materie prime al termine della vita utile della vettura, con una vettura e diesel Euro 6, classe D, Euro 7 e una vettura con motore elettrico. Non ce n'è. Tutti quanti siamo convinti che una vettura elettrica è ambientalmente più sostenibile. Ma voi l'avete letto, no, veramente, adesso sono serio, voi l'avete letto da qualche parte? Cioè qualcuno vi ha dato una brochure nella quale, caspita, effettivamente, partendo dal tungsteno che è stato raccolto chissà dove, fino ad arrivare allo smaltimento dell'ultimo pezzo di plastica di questa vettura qui, elettrica e motore endotermico, effettivamente quella elettrica lascia un'impronta ambientale minore rispetto a quell'altra. Io non l'ho ancora letta. Abbiamo letto tanto sul Corriere, Repubblica, La Stampa, su tutti i giornali del mondo, ma poi nella realtà io un approfondimento come questo non l'ho mai avuto. Detto questo, lasciandolo un attimo da parte, dicevamo la programmazione che adesso nelle scuole sta avvenendo nelle giovani menti dei tanti nostri ragazzi, no? Che vanno a scuola, quindi tutti quanti l'impronta green vedono con questi coraggiosi gretini che si piazzano e si appiccicano per strada volendo dimostrare al mondo che grazie al loro coraggio, e se fosse coraggio vero, cioè, ma io che ho fatto militanza di partito da quando ho 16 anni, secondo lei non avrei rispetto di giovani che per le loro idee fanno delle manifestazioni, magari esagerando, appiccicandosi per strada e rompendo le scatole all'ambulanza a chi deve andare a lavorare, ma chi non ha il coraggio di esprimere le proprie idee, anche con forza, viva che i giovani facciano così. Però capiamo che cosa stanno facendo. Allora, innanzitutto, anzi, chiederò a Lollo, che mi sta riprendendo adesso, di fare un bel video nel quale, uno degli ultimi casi che è avvenuto a Milano,
in Viale Fulvio Testi, quindi una strada di grandissimo scorrimento per la città, per chi non la conosce, quindi un disastro, quello che hanno combinato è stato un disastro. Ecco, questi qua c'hanno il giubbottino, lo zainetto che al 99,9% è stato fatto in Cina, poi c'hanno la felpina e ai jeans, ho guardato perché siccome facendo il giornalista sono curioso e sono come San Tommaso, ho guardato dove producono i jeans. Sapete che nel mondo i jeans vengono prodotti al 90% tipo in un paese asiatico, quel paese che non mi ricordo neanche più, Bangladesh, nel Bangladesh, al 90% giusto, 89%, vabbè, da pazzi. Ora, tornando alla materia grigia, e cioè come stanno formando le giovani generazioni. Le giovani generazioni sono formate in questo momento con un modello per cui se vai in giro con un monopattino elettrico o con la vettura elettrica, quando si potrà girare con la vettura elettrica, sicuramente, perché è sicuramente, non c'è un perché, ma è sicuramente così, perché l'ha detto, l'ha fatta Turchina, sicuramente ambientalmente siamo migliori, il mondo sta meglio e io ho fatto la mia parte. È una cazzata, perché in questo momento, non fra 20 anni, 15 anni fa, 50 anni fa, in questo momento, vi faccio solo un esempio per rimanere nel piccolo specchio d'acqua dell'Europa, in questo momento chi per tanti anni ci ha bacchettato sulle mani dicendo attenzione perché in Italia inquinano eccetera eccetera, adesso in Germania il 60% della produzione elettrica è fatta a, siete tutti seduti, allacciatevi la cintura, a carbone. Quindi Greta, al posto che venire da noi a darci lezioni, vada da Scholz, ancora prima doveva andare da Merkel. E invece, non lo so, eppure Draghi era andato lì a parlare, pure Sala, il sindaco Sala, quello che ci sta imponendo a Milano, dire che non possiamo più andare con la macchina Euro 5. Adesso, in questo momento, a Milano... Qual è quindi il problema? Il problema è che non c'è, oltre a, l'ha detto, l'ha fatta Turchina, e quindi siamo ambientalmente migliori, non c'è una verifica, un fact check vero di quello che si sta realizzando, verificando. Perché se noi realmente diamo il bando al motore termico entro il 2035, non solo distruggiamo l'industria pesante europea, e quindi il ragionamento di Benvenuti è corretto, perché la sostenibilità è anche economica e sociale. Economica, distruggi l'industria, quindi non c'è più l'industria. Sociale è che hai centinaia di migliaia, se non milioni di lavoratori, che anche qua tanto ci saranno lavori differenti, il mercato servirà per altri tipi di lavori. Ma dove? Ma chi l'ha detto? Non è vero, è falso. Ecco, Alessandro Corelli, esattamente come quegli altri, la fata Turchina dice che ci saranno molti più posti di lavoro legati ad altri tipi di lavoro, Alessandro Corelli vi dice che non è vero. Confutate che non è vero, datemi torto, esattamente come io non posso dare torto a loro, altrettanto non posso dare torto a me. Detto questo, tutto quanto significa questo progetto, che anche la formazione delle giovani menti in quella direzione, significa dare il mondo nelle mani della Cina, perché se della Cina e di alcuni paesi asiatici, perché purtroppo se vanno avanti così le cose e se non cambierà l'Europa entro pochissimi mesi sarà così, purtroppo chi governerà il mondo a livello industriale, purtroppo, lo ribadisco, lo sottolineo, l'ho detto 4 volte, sarà lo strapotere cinese che, ricordo sommessamente, essendo partito, come avrà capito, da dei valori profondamente liberali, oggi è ancora, e probabilmente anche fra 15 anni, sarà governato dal Partito Comunista Cinese, quindi da una dittatura. Questa è la realtà. Grazie al sottosegretario.